Oh Buonasera, buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con Guglielmo Tell. Come avete visto dal titolo, oggi abbiamo deciso di partire dalla scuola e porci questa domanda. Garantisce un futuro la scuola? E parliamo di scuola naturalmente nel senso più ampio del termine. La scuola, l'istruzione, l'educazione, la crescita personale, la formazione, l'università evidentemente. Eh, domanda rilevante, abbiamo scelto di farci questa domanda sia perché è una domanda importante evidentemente che riguarda il nostro futuro, ma anche il futuro dei nostri giovani e anche perché è un po' la domanda in cui, intorno a cui ruotano le testimonianze che sentiremo degli ospiti che ho invitato questa sera di persone che o per ragioni professionali o per ragioni di vita o per ragioni di volontariato eh, hanno fatto delle scelte che riguardano la formazione e allora magari cercano di portare l'università tra i bambini oppure cercano di dare una mano a ricostruire. Uh, le scuole lesionate dal terremoto oppure operano all'interno della scuola e fanno tesoro di questo, loro, uh, di questo loro lavoro anche per iniziative che vanno al di là della scuola oppure a un, certo a un certo punto della propria vita hanno deciso di ricominciare in qualche modo non voglio dire da capo insomma ma comunque ricominciare e Fondare questo nuovo inizio anche sulla formazione personale. Ve lo spiego tra un istante, ma prima vi voglio mostrare un servizio, è del nostro TG del 15 aprile. Un gruppo di giovani, dopo il terremoto del 20 e del 29 maggio, mette insieme, costruisce una associazione che si occupa di raccogliere fondi. Perché cosa raccogliere fondi? Evidentemente per la ricostruzione e nel caso specifico con un evento che avrà luogo proprio domani la ricostruzione delle scuole, perché le scuole sono importanti. Vediamo il servizio. Una giornata di animazione e spettacolo al Palacarife di Ferrara per raccogliere fondi finalizzati alla ricostruzione delle scuole di Bondeno, Vigrano, Poggio Renatico. E la Bedito Vienridendo, un'iniziativa promossa con numerose collaborazioni e partnership tra cui quella di Veneto Banca da Emilia Livet, Emilia Alzati, un'associazione nata poco dopo le scosse di terremoto del 20 e del 29 maggio che con le proprie manifestazioni ha già raccolto sino ad oggi 28.000 euro e non intende smettere. Faremo una giornata intera perché partirà verso le tre e mezza eh, il tutto partendo da, da um, un intrattenimento per bambini ad arrivare ai cuochi dell'equipe ufficiale Emilia Romagna e arrivando ai comici alla sera cercando di far ridere tutti e non far, far pensare e soprattutto raccogliere dei fondi per una cosa buona. La manifestazione si articolerà in due momenti. Nel pomeriggio, animazione rivolta soprattutto a bambini e ragazzi, con fan science, uni junior e i Vigili del Fuoco. Irrinunciabili punti di riferimento nelle settimane del dopo terremoto. E poi la pluripremiata equip ufficiale Cuochi dell'Emilia-Romagna che si impegnerà in pubblico in spericolate creazioni gastronomiche. È tutto a paniere, cioè nel senso è a sorpresa. Neanche i miei colleghi che parteciperanno non sanno al momento che cosa troveranno perché sarà anche per loro una sorpresa vedere che cosa c'è e creare in 20 minuti questo piatto. Le iniziative del pomeriggio saranno al centro di una serie di collegamenti in diretta realizzati da Telestense e dal canale tematico Teleferrara Live sul 188 del digitale terrestre. Alla sera dalle 21 spettacolo comico con alcuni dei protagonisti di Zelig Marco Della Noce, Giovanni Cacciopo, Imancio e Stigma e il musicista ferrarese Andrea Poltronieri. Ci sono state fatte tante, anche piccole, più o meno grandi, alle quali ho anche partecipato, però questa è veramente una cosa tosta e lo scopo è quello veramente di... Di far trascorrere una serata di divertimento finalmente e di così, ridere, hai detto la parola giusta: c'è cioè la musica anche perché io, comunque, avrò la mia parte anche musicale e ci crediamo molto. 8 euro l'ingresso, in gratuito sino ai 12 anni. Apertura dei cancelli del Paracarife alle 15. È una delle iniziative di cui parleremo un po' più approfonditamente nel corso di questa puntata di eh, Guglielmo Tell. Prima di eh, proseguire naturalmente vi presento gli ospiti. Francesca Boari, a cominciare dalla mia sinistra, insegnante, eh, insegna d'argento a storia e filosofia, abbiamo appurato, ma è anche scrittrice, è l'autrice del romanzo Aldro, eh, edito da Corbo, un... Modo per rivivere la tragedia di Federico Aldrovandi appunto con il linguaggio del romanzo e non con quello del reportage giornalistico. Dennis Bonamici l'abbiamo visto nel servizio, è il presidente di questa associazione benemerita, Emilia Livet, nata poco dopo le scosse di eh, terremoto di eh, fine eh, maggio, promotrice di questa iniziativa di cui tra qualche istante parliamo. Mariangela Butturi eh, sta portando avanti un. Uno stage, insomma, sta partecipando a uno stage nei laboratori Battiamo il Sisma avviati i laboratori di urbanistica partecipata, diciamo così, del, del Comune di Ferrara organizzati appunto dopo il eh, terremoto, la sua storia personale ha una peculiarità molto importante. Insomma, la decisione a un certo punto, un po' dopo i 40 anni, insomma, di eh, rimettersi a studiare, di ottenere un master, di ripartire, insomma, non so se da zero, ma comunque ripartire in maniera abbastanza importante. E infine Andrea Maggi che è responsabile dell'ufficio comunicazione ed eventi dell'Università di Ferrara, lo conosciamo molto bene, ci darà anche lui il suo contributo per capire che ruolo oggi la formazione e la scuola hanno nel, nello sviluppo uh, personale dei giovanissimi e dei meno giovanissimi, diciamo così. Comincerei da Dennis, uh, per uh, prima di entrare un po' nello specifico delle iniziative, una domanda. Um, sì. Ecco. Questa domanda con cui abbiamo aperto la trasmissione, ci sono garanzie di un futuro attraverso la scuola? Perché la scuola continuiamo a considerarla così fondamentale e importante? Prima di tutto Francesca che è un'insegnante. La scuola è forse l'istruzione, è, è il punto di partenza per rinnovare tutto quello che ci circonda, a partire proprio dalla realtà, dalla società. Infatti viene da chiedersi come mai si investa così poco no, nella scuola, cioè, forse c'è un'idea dietro, un disegno, perché comunque eh, la scuola crea del, dei potenziali eh, adulti eh, capaci di vivere in maniera attiva, di trasformare la realtà, di agire nel sociale, di agire nella politica è il presupposto per una vita autentica per una vita sana Quindi... e infatti ce ne accorgiamo vorrei dire anche fisicamente e materialmente quando accadono eventi come quello sciagurato di maggio in cui le scuole vengono lesionate e tutti ci rendiamo conto che senza le scuole non c'è più nulla non ci sono più punti di riferimento è un po' così no Francesca? assolutamente sì, assolutamente sì. finire la scuola il 30 di maggio dopo il 29 diciamo, è stato traumatico sia per gli insegnanti che all'inizio forse hanno detto beh finiamo prima e anche i ragazzi no? c'era questo entusiasmo del momento e eh, finisce prima poi quando siamo ritornati a scuola a settembre era, era mancato un momento importante perché tutti i giorni anche proprio fino all'ultimo sono momenti significativi quando si vive bene nella scuola quando si sta bene nella scuola e con questa cosa i ragazzi di Emilia Livet l'hanno interiorizzata al punto che hanno fatto un po' della ricostruzione del contributo alle ricostruzioni delle scuole un po' il loro filo conduttore domani c'è questa inizia di cui parlavamo nel servizio di apertura in cui Emilia Livet è promotrice insieme a questo sponsor importante che è Veneto Banca, insomma che è il vostro partner ufficiale, ehm, eh, che è appunto finalizzata a raccogliere fondi per le ricostruzioni delle scuole. Esatto, eh, la nostra, il nostro scopo unico è quello di raccogliere dei fondi eh, per cercare di fare piccoli interventi perché nulla di più riusciamo a fare. Eh, però anche comprare fisicamente il banco e come abbiamo fatto anche a Cento andare a montare fisicamente gli armadi eh, per vedere proprio con occhi con, con i propri occhi che quello che è stato speso è andato speso in cose che eh, veramente non sono stati, diciamo, girati male questi soldi Ecco, Voi siete di Sant'Agostino come punto di riferimento giusto? Esatto, no, il... sì, la nostra sede è a Sant'Agostino, siamo ragazzi Praticamente Sant'Agostino, 100, qualcuno anche della provincia di Bologna, però essenzialmente proprio delle zone colpite dal terremoto. Io abitavo a San Carlo quando è successo il terremoto che è, tra l'altro San Carlo è diventato uno dei luoghi simbolo insomma, sì, del terremoto cui... ed è anche delle stranezze se posso dire così geologiche che il terremoto può esatto. generare. Emilia Livet, vuol dire Emilia, alzati, lo dico per chi non appartiene all'area dell'Alto Ferrarese, quindi può avere qualche difficoltà in più nel comprendere questo passaggio, diciamo, uh, dialettale tipicamente e del no. versante bolognese, insomma, tu fai un altro mestiere, in realtà sei sì. un grafico, un programmatore. Sì, esatto, io non faccio questo di mestiere, anzi. E perché quindi avete deciso di focalizzarvi sulle scuole? Ma essenzialmente perché penso che mh, metta d'accordo tutti, nel senso: eh, il nostro futuro, come diceva scusami, Francesca, Francesca eh, sono i bambini e di conseguenza, se riusciamo a dare un futuro migliore ai nostri bambini, il nostro futuro sarà migliore. Ecco, ehm, come abbiamo avuto occasione di ricordare. Uh, molte volte diciamo l'evento in programma per domani al Palasporti Ferrara uh, prevede animazione, divertimento, gastronomia, esibizioni esatto. nel pomeriggio che andranno in diretta dalle 4 alle 7 con dirette su Telestense e su Tele Ferrara Live e che comunque si potranno vivere direttamente sul posto evidentemente, insomma non è che voglio poi togliervi <ride> no, presente. <ride> e poi alla sera alle 21 uno spettacolo, uh, diciamo due parole su questo spettacolo. Insomma. Lo spettacolo è condotto e diretto. Da Sergio Sgrilli, comico di fama nazionale che ha fatto Zelig, ha fatto anche la sigla di Zelig, eh, è diretto da lui e da lui sono nati nomi quali Giovanni Cacioppo, eh, Marco Della Noce che abbiamo conosciuto già le, quando abbiamo fatto a settembre un evento a San Marino dei Bentivoglio dove abbiamo raccolto i 30.000-28.000 euro che abbiamo già donato. Eh, un personaggio molto disponibile, tra parentesi. Ci saranno anche gli Emo. Ci sarà Andrea Poltronieri e di conseguenza abbiamo anche preso Ferrara qua con noi e Pol Poltronieri è stato molto disponibile e ci dà una mano sempre volentieri, anche lui era all'evento di settembre. Ecco, e poi vabbè, ricordiamo insomma che c'è questo vostro rapporto di sponsorizzazione ufficiale no, con Veneto Banca. Esatto, esatto, sicuramente eh, Veneto Banca ha ci ha preso sotto la sua ala e ci ha mh, sempre supportato e di certo non possiamo dire altro che mh, è il nostro proprio partner ufficiale perché ogni volta che abbiamo intenzione di fare qualcosa si può chiedere a loro e loro effettivamente hanno sempre sponsorizzato molto volentieri eh, le nostre attività. Ecco, però la scuola, abbiamo detto i ragazzi, le famiglie che fanno riferimento alla scuola, però la scuola non è un punto di riferimento soltanto per... Per i ragazzi, può essere anche per persone eh, un po' più adulte, insomma. Ci, ci racconta, eh, Mariangela, due, eh, in, per sommi in capi, il motivo per cui a un certo punto ha deciso di rimettersi a studiare? Sì, io lavoravo in un'azienda che si occupava di fotovoltaico, io mi occupavo di ricerca e sviluppo in questa azienda e verso la metà dell'anno scorso ho cominciato a risentire fortemente della crisi, di tutto il settore fra l'altro. E quindi io ho deciso di vivere questo momento di crisi come un'opportunità, eh, iscrivendomi a questo master dell'Università di Ferrara in giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza, un po' per ampliare, insomma, diciamo anche le mie possibilità, eventualmente, di eh, ricollocarmi nel mondo del lavoro. Ecco, è una scelta, eh, non so quanti facciano in questa, in questa fase, scelte come queste. Insomma, come è, com è arrivato? Come è matura? Ho voluto una essere ottimista. <ride> Diciamo che sì, è stata forse o irresponsabile o ottimista. Il master è un master dell'Università di Ferrara, ne abbiamo parlato in varie occasioni, insomma, attraverso Telestense, co-diretto da, dal professor Bresadola e, e dal professor e Michele, Michele Fabbri, sì. eh, che sta avendo anche un certo successo. Sì, no? Uno dei master più longevi della nostra università. Eh, raccoglie studenti eh, da tutta Italia e devo dire che di anno in anno riscuote, riscuote sempre un gran numero di iscritti. Ecco, nel frattempo, mentre avvengono queste cose, poi mostriamo il prossimo filmato, l'università, raccontiamolo in due parole prima poi di, di vederlo più approfonditamente più avanti, c'è questo tentativo che l'università fa ormai da quattro anni di portare a scuola, all'università, proprio i bambini praticamente, sì. insomma, che in realtà si divertono come matti. Loro si divertono come matti e anche noi, devo dire la verità. I bambini sono nella fascia dagli 8 ai 14 anni, eh, come dicevi sono 4 anni che abbiamo aderito a questo progetto che si chiama Uni Junior e nelle vere aule dell'università, eh, nello specifico al Mammut, al Polo Biomedico, teniamo lezioni su più svariati argomenti delle discipline che comunque vengono insegnate all'università, naturalmente tarando questi incontri per il pubblico, eh, per il pubblico così giovane. Eh, I ragazzi si divertono, il motto è eh, imparare divertendosi e devo dire che è proprio così. I ragazzi si divertono, imparano nuove cose, prendono confidenza con il mondo che eh, probabilmente a loro appare molto lontano, molto distante anche nel tempo e questo è secondo me il secondo aspetto positivo di questa iniziativa. Allora, torniamo un attimo a Mariangela Butturi, abbiamo detto che eh, a un certo punto ha fatto una scelta, è stata quella di tornare sui banchi universitari insomma con eh, un, master, un master in giornalismo e comunicazione eh, scientifica e poi c'è questo eh, stage in corso a cui lei sta partecipando che eh, fa parte dei laboratori Battiamo il sisma. Che sì. sono? In due parole e poi vediamo il filmato. È un laboratorio, cioè un progetto di prevenzione del sisma ha partecipato, cioè con la partecipazione dei cittadini che portano le loro richieste, le loro esperienze e incontrano gli esperti e le istituzioni. Ecco, naturalmente nel momento in cui il, eh, il terremoto ha avuto luogo nella nostra città, nel nostro territorio, si è mostrata la necessità di rendere consapevoli sostanzialmente i cittadini, farli partecipare a uh, delle scelte che in qualche modo dovevano cambiare il volto stesso della uh, città e da lì sono nati questi laboratori. C'è un servizio, vi mostro ora, del 27 marzo che uh, spiega, per sommi capi, insomma, di che cosa si tratta. C'è chi ricorda il boato, chi sente ancora le scosse e l'angoscia di quel risveglio, chi ricorda lo stupore e la paura. Chi è rimasto lucidissimo, dice, preoccupato per il sonno del nipotino, tutti o quasi si sono precipitati in strada per condividere l'emozione con i vicini o decidere il da farsi. Sono partiti dall'alba di quel fatidico 20 maggio 2012 i racconti dei cittadini che hanno risposto all'invito rivolto dal comune di Ferrara a partecipare a quattro laboratori sperimentali sulla riduzione del rischio sismico. Ieri il primo laboratorio, organizzato dall'Urban Center. Dopo la presentazione del progetto da parte di Anna Rosa Fava, portavoce del sindaco, una rapida carellata sulle parole chiave di quei ricordi, poi tre gruppi di lavoro, condotti da comunicatori esperti, e le risposte dei partecipanti ad un set di domande mirate per arrivare ad una prima sintesi di vissuti che si sono rivelati molto simili fra loro come hanno evidenziato le relazioni finali dei cittadini che si sono lasciati dandosi appuntamento al secondo incontro il 9 aprile prossimo per un primo confronto con gli esperti dal geologo all'ingegnere strutturista all'architetto ai tecnici della Protezione Civile per parlare di sicurezza della propria abitazione. Ci è stato chiesto di ehm, le incasellare le nostre considerazioni in tre macro categorie, la conoscenza, i comportamenti e gli interventi che noi riteniamo eh, utili per, come dire, eh, da fare in caso di un ulteriore terremoto. E la, nel campo della conoscenza abbiamo voluto mettere la conoscenza della storia del della propria casa, e per quello che riguarda gli interventi, ehm, abbiamo considerato che gli interventi devono essere fatti da personale esperto, quindi professionisti qualificati e non lasciati alla buona volontà. Naturalmente gli interventi devono essere fatti per migliorare la sicurezza e quindi devono essere ben, ben pensati. Per quello che riguarda la, la categoria dei comportamenti, è chiaramente uno dei delle dubbi principali è quello appunto uscire o non uscire di casa e una maggiore attenzione all'arredamento del proprio appartamento. Ecco, come vedete, insomma, sono una serie di eh, considerazioni che vengono a, a riferimento del eh, primo incontro di questo ciclo di laboratori, che tipo di esperienza è? È un'esperienza davvero molto interessante. È interessante vedere come, come i cittadini eh, l'hanno presa sul serio e cioè cercano di portare appunto le loro esperienze e le loro proposte. E ora, eh, diciamo, questo percorso che lei ha avviato, che è fatto appunto di. Un master, questi, lo considera un'opportunità professionale per il futuro? Ci ha, ci ha riflettuto su questo? Sì, non, non lo escludo, non lo voglio escludere, anche perché si sta rivelando un'esperienza davvero molto interessante, per cui ci sto pensando. Ecco, ma dal punto di vista personale, che cosa significa ricominciare a studiare, insomma, in un certo senso? Che è una scelta, appunto, come dire, abbastanza rara, se posso dire così. Ricominciare studiando. <ride> Non lo so, non, non la trovo così strana in realtà, perché sì, di fatto, anche se non, ho, se non sono andata a scuola, tutta la mia esperienza professionale è stata all'insegna di un, uno studio continuo, di una, continuo, una continua preparazione, per cui per me è, è abbastanza naturale, insomma. Eh, per quanto riguarda invece, ecco, scelte di questo genere non sono molto frequenti, immagino, all'interno dell'università, oppure c'è una fascia di persone, diciamo, che scelgono di riscriversi, di tornare all'università dopo che magari hanno avuto un'esperienza professionale ampia? Sì, c'è una fascia, devo dire, non, non elevatissima di persone che si iscrivono o si reiscrivono all'università, magari riprendendo studi interrotti per motivi personali o lavorativi. C'è una, una fascia non rilevantissima, devo dire, ma c'è. E per un insegnante, a un insegnante che, che effetto fa una scelta di questo genere, quella di tornare, di ricominciare dalla formazione? Per un insegnante che in fondo la formazione la fa ad altri, ma la fa anche su se stesso per tutta la vita, no? Certo, io credo che ci siano dei momenti nella vita in cui non si riconoscono esattamente le proprie passioni, inclinazioni, restano lì, no? un po' sottese probabilmente anche perché manca un incontro con adulti significativi che riescano anche a muovere quello che c'è dentro di noi. E questo che Abbiamo, ognuno ha dentro di sé no? Questo, quello che si deve diventare, quello che un giorno si deve diventare resta lì, non è che scompare. E poi ci può essere un momento qualunque appunto nella vita in cui riaffiora, la circostanza può essere qualsiasi, insomma è una circostanza comunque e quindi si può proseguire, che non ci sia un tempo necessariamente eh, stabilito entro il quale bisogna fare le cose. Ci sono momenti in cui si abbandonano, poi si riprendono, perché se, se uno sente che deve Riprenderlo prima o poi è giusto che lo faccia. Io credo molto nel, nel fatto che eh, tutti noi abbiamo una passione, almeno una passione, il problema è riconoscerla e riconoscerla non è sempre facilissimo, bisogna sì. avere soprattutto nell'età dell'adolescenza la fortuna di un incrocio positivo rispetto a questa passione. Se manca, forse ritarda un po' a emergere, però poi arriva. Insomma, sì, ehm, è vero, cioè, le, le passioni. Se non, se non vengono fuori in un momento determinato della vita, possono sempre venire fuori. Eh, noi, ad esempio, nel nostro piccolo abbiamo avuto questa idea di, di fare queste donazioni non perché non abbia niente da fare durante la giornata, anzi, eh, cerchiamo di incastrare tutte le cose per arrivare allo scopo di fare beneficenza, che sembra. Uh, sono stato a una scuola superiore in cui ho spiegato cos'era la mia associazione e una ragazza mi ha chiesto: Ma cioè, non ci guadagnate niente, non siete famosi, non... perché lo fate? E, effettivamente è una domanda che uh, ci si può porre. Uh, io a quel punto ho pensato un attimo e ho detto: Ok, sì, adesso lo sto facendo io per, uh, per i bambini. Uh, se tutti facessero così, quando io magari ho bisogno, potrei avere, no, non che sia una scusa o una motivazione dire che un giorno può capitare a me di aver bisogno, però se tutti facessero così, penso che si starebbe un po' meglio in Italia, ma anche proprio al mondo generalmente. Con questa considerazione ci fermiamo, dopo il primo, al termine, siamo al termine del primo uh, blocco di Guglielmo Tell, un'istanza di pubblicità e poi uh, torniamo in studio. Eccoci di nuovo insieme, secondo blocco di Guglielmo Tell. Stiamo parlando eh, di come la scuola influisce sulle nostre vite e costituisce un'opportunità, la scuola, la formazione, eh, l'università, la crescita personale, insomma. Eh, e lo stiamo facendo attraverso varie testimonianze. Una di queste è quella di Francesca Boari, che eh, oltre che essere un'insegnante è anche una eh, scrittrice, perché ha eh, scritto un romanzo, si intitola Aldro ed è un romanzo davvero particolare come dicevo prima è un'occasione per eh, rivivere in qualche modo con il linguaggio però narrativo, non quello giornalistico un fatto di cronaca che per la nostra città ha costruito un trauma autentico, insomma no Francesca, è così? Assolutamente no. sì un trauma che ha avuto tempi lunghissimi e in una città come Ferrara diciamo che all'inizio c'è stata molta indifferenza e piuttosto diciamo così la tendenza Voler, a non volerci pensare, a non volerla affrontare la questione. Il caso naturalmente è quello di Federico, di Federico Aldrovandi, il giovane, eh, scomparso durante un controllo di polizia nella zona eh, dell'ippodromo nel 2005, poi tutto ciò che di giudiziario è seguito successivamente sino ad arrivare a non molti giorni fa alla manifestazione indetta dal COISP che poi ha generato le polemiche, gli scontri, i conflitti che sappiamo, la manifestazione invece di solidarietà in piazza Savonarola, in tut, insomma tutto questo insieme di uh, eventi intorno ai quali si, eh, come dire, si avvolgono le nostre coscienze si pongono anche delle domande. No? Assolutamente sì, beh, poi anche questo eh, uscire dalla città degli ultimi tempi è manifestazione che qualcosa è cambiato, cioè. che si stanno un po' eh, avvicinando anche quelli che forse prima erano molto distanti, lontani e diffidenti rispetto all'accaduto, perché il primo impatto è stato quello diciamo così, di eh, seguire la via più semplice, no? era un ragazzo sbandato e se l'è cercata, diciamo che questa voce l'abbiamo sentita credo un po' tutti. Mm -hmm e, e c'è la tendenza a pensare che eh, appunto ci siano dei ragazzi sbandati piuttosto eh, che dei ragazzi di buona famiglia, di buona educazione che, non, che in realtà appunto non sono sbandati perché sono di buona famiglia e buona educazione sono quei luoghi comuni terribili che eh, non hanno nessuna ragione eh, plausibile nel senso che purtroppo nessuno può sentirsi riparato da eventi di questo tipo, non c'è un modello educativo che necessariamente ti garantisce un futuro migliore per tuo figlio piuttosto che un altro, no? Delle volte cioè, la vita di un, di un ragazzo è fatta di tante componenti, non c'è solo la famiglia, c'è anche la scuola appunto, c'è l'università, ci sono le passioni, c'è lo sport, cioè ci sono tutta una serie di coincidenze che devono funzionare. La famiglia fa quello che può, io credo sempre, nella misura in cui è eh, quello che è questa famiglia e poi ci devono essere, ci deve essere una serie di concertazioni che vengono dal mondo esterno, dal mondo in cui il ragazzo perché abita. Perché hai deciso di raccontare questi, uh, questo insieme di riflessioni con il linguaggio di un romanzo? In realtà appunto io sono molto interessata a, al disagio anche proprio che si attraversa nell'età delicatissima dell'adolescenza. Io credo che i, i nostri ragazzi siano molto scoperti nell'età che va tra gli 11 e i 13 anni, no? perché è quella fase in cui la famiglia incomincia a ritenerli autonomi e quindi li si lascia spesso soli. No? Le scuole garantiscono così un servizio di dopo scuolo, di tutela fino alla quinta ele elementare. Dalla prima media diciamo che si pensa che il ragazzo possa a scuola e poi il tempo libero lo si possa lasciare da solo. Eh, tra gli 11 e i 13 anni eh, dentro il nostro essere eh, abitano le paure e i mostri più atroci. Se in qualche modo non c'è un punto d'ascolto, un confronto eh, proprio nella quotidianità, ehm, è lì che maturano diciamo quelle esperienze che poi eh, si possono tradurre in qualcosa di peggio. Quindi è l'età più delicata, l'età in cui sono più scoperti, meno, meno Accolti da, dal mondo, dalla società, dagli altri, sono lasciati più soli. Cosa è... ne pensate di queste considerazioni sulle difficoltà insomma, che si attraversano uh, in quegli anni, o per esperienza personale o per esperienza di genitori? Andrea? È verissimo, la metà dell'adolescenza che corrisponde, forse è anche anticipata rispetto a rispetto ad anni fa, io l'ho vissuta sia in prima persona sia con, avendo un figlio oggi già, oggi già grande, è un'età in cui ci sono le paure, veramente i mostri, le, 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 le passioni il, eh, per tante cose ed effettivamente, questo lo dico anche per, per esperienza personale, c'è un momento in cui hai bisogno di avere dei riferimenti. Eh, hai bisogno di avere qualcuno o qualcosa che ti possa, eh, ti possa aiutare, ti possa guidare. Probabilmente eh, le famiglie non sempre riescono ad arrivare e, e quindi dovrebbe probabilmente supplire anche il mondo della scuola e il mondo dell'associazionismo. Eh, faccio un esempio, eh, probabilmente nelle generazioni precedenti eh, gli oratori svolgevano una grande sì, funzione, sì. a prescindere dal... Da qualunque eh, credo religioso, avevano una funzione di eh, coagulare giovani, eh, tenerli vicini allo sport, vicini allo studio. Probabilmente ecco, questa, la mancanza oppure il, il fatto che eh, gli oratori sono ancora frequentati per l'amor di Dio, ma eh, che molti ragazzi non abbiano più questi punti di riferimento eh, può creare un problema. Mariangela? Sì, sono d'accordo anch'io che. Eh, per le famiglie oggi non è sempre facilissimo e quindi la scuola dovrebbe avere un ruolo centrale. Questo ci porta a dire insomma, che la scuola ha un ruolo forse per il nostro futuro ma anche molto per il nostro presente sì. o almeno per il presente dei ragazzi e Dennis è un, in realtà stiamo scoprendo una persona super impegnata che probabilmente durante la propria adolescenza oltre a andare a scuola aveva già qualche piccola associazione con gli amici oppure partecipava alla banda del paese come sì, sta facendo sì. adesso quindi probabilmente questi problemi non li ha avuti però insomma il tema esiste no? No certamente cioè, penso che il problema maggiore che c'è nella società di oggi è che i genitori devono andare sempre a lavorare per mantenere i figli e questo eh, porta poi a, a non considerare i figli o eh, così saltuariamente quando si ha un attimo di tempo, quando invece non sono ancora padre però lo sarò, eh, penso che sia fondamentale dedicare sempre del tempo ai figli in modo tale da capire le, le paure che ha il figlio in modo tale da non dico indirizzare, però far capire qual è la propria strada, che la scelga il figlio, giustamente è, è giusto così, però eh, far capire qual è la, la, la propria strada è molto importante e non è spesso facile perché manca il tempo adesso. Per me una delle cose fondamentali che manca è il tempo adesso. Sta di fatto che eh, da queste e altre considerazioni Francesca ha tratto appunto un eh, romanzo, vi mostro questo eh, filmato eh, che fa riferimento a un... Nuovo programma televisivo in sostanza che eh, con Francesca, Telenza e Teleferara Live hanno messo in piedi e che parte dalla prossima settimana. E mi alzo di scatto, come ogni mattina. E mi dico: e vai, Federico, che magari oggi succede qualcosa, che qualcuno ti guarda diverso da ieri, ti dice una parola in più o in meno. Mi terrorizza che qualcuno possa farti soffrire se non sarà capace di ascoltarti. E tu non sei facile, bambino mio. Una storia di dolore nata da una vicenda di cronaca. Francesca Boari e Sergio Fortini leggono Aldro. Credo che sia un libro che può portare anche forse a quella conciliazione che ancora manca. No? Nel senso che, come dicevi tu prima, l'opinione su questa vicenda è ancora troppo spaccata e ci sono ancora troppi urti dolorosi. E di che si tratta in pratica? La lettura di questo romanzo da lunedì al venerdì alle 23.30 su Tele un capitolo dopo l'altro, Francesca Boari e eh, Sergio Fortini. Questo è. Sì, questa è un'operazione forse importante in questo momento. Mm, io eh, ho scritto questo, questo libro perché eh, avevo raccolto una serie di racconti su ritratti diversi di adolescenti, no? non, non volevo scrivere un libro esclusivamente sulla vicenda di Federico e mi sono avvicinata a Patrizia perché in realtà non ero dentro la vicenda fino al 2008, non avevo seguita da vicino, poi ovviamente la, la, la vicenda di Federico è stata così imponente in tutta la sua tragicità che non ho potuto dedicarmi ad altro ed è uscito un breve libro, un breve libro ma molto forte ecco che ha... È costato molta, molta fatica dal punto di vista proprio dell'empatia su cui si, si basa. Edito dal, dall'editore Corbo, un capitolo al giorno dalle 23 tre, alle 23:30, tutte le stesse a partire dal lunedì prossimo. Dal lunedì al, uh, un capitolo a sera, evidentemente, dal lunedì al venerdì, come dicevo con Sergio Fortini e l'autrice Francesca Boari. E intanto ci sono i bambini che vanno all'università. Vediamo un filmato, Uni Junior. Giornata conclusiva ieri al polo biologico dell'Università di Ferrara della quarta edizione di Uni Junior Conoscere per crescere, un progetto educativo innovativo di stampo europeo che l'Ateneo di Ferrara ha fatto proprio proponendo lezioni tenute da veri docenti universitari, in vere aule universitarie a ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Ieri al Mammut la consegna del diploma di laurea, vero e proprio testato di frequenza, firmato dagli organizzatori e dai docenti e consegnato agli oltre 400 ragazzi iscritti all'edizione 2013. Una vera festa quella di ieri, resa ancora più divertente dai bravissimi animatori di Fan Science che si sono cimentati in esperimenti di laboratorio non troppo stampalati, ma basati su vere leggi chimiche e fisiche. momento con cui ho preso Ipizza Ipesta perché parla? No? Eh, professoressa scusi, eh, professoressa! Eh. Allora adesso prenda questo, ecco, eh, lo mettiamo qua, ecco, eh, rifrutta corpo insegnanti, guarda che bello, corpo insegnante eh. e adesso professoressa. Il servizio è del 14 aprile e faceva riferimento alla giornata conclusiva del, uh, di Uni Junior, in cui appunto fan science questi. Uh, giovani sperimentatori un po' attori un po' sperimentatori un po' dimostratori scientifici hanno come dire, tenuto, tenuto la scena e, e poi saranno anche domani appunto tra i pezzi forti diciamo di l'appetito viene ridendo cioè l'iniziativa che al Palasport avete organizzato voi stessi in realtà in un frammento di immagine si vedeva anche denis bonamici sì. nel servizio sì. che avete visto appunto perché come dicevo è persona evidentemente estremamente impegnata concili molti, molti lavori no? Non è così? uno solo però eh, la tua natura di diciamo. no, diciamo. essere un po' dappertutto. Andrea, cos'è questo Uni Junior? Uni Junior, come dicevamo, eh, è un'iniziativa a livello europeo che noi, come di, a cui noi, come Università di Ferrara, abbiamo aderito già da quattro anni. È un progetto europeo che prevede eh, l'avvicinamento dei bambini in età scolare all'università. Perché questo? Evidentemente, ci sono motivi, eh, motivi diversi. Il primo motivo è quello di avvicinare. I bambini a un mondo che non è il loro e di avvicinare un mondo nostro che non, è sempre, non ha sempre come pubblico un pubblico così giovane. È un eh, diciamo modo per essere presenti nel territorio. M a fianco a queste iniziative ne abbiamo altre con le scuole medie superiori con le scuole medie inferiori. Si tratta di lezioni tenute, come dicevo, in aule universitarie, tenute da docenti su alcune, alcune materie che vanno dalla medicina, alle scienze, alla filosofia, alla comunicazione. Le immagini che abbiamo visto prima eh, sono della festa finale, dove, con una certa solennità, come è propria dei momenti importanti nella vita accademica, accademica, abbiamo consegnato la laurea a questi bambini con un vero e proprio diploma che abbiamo che abbiamo firmato davanti a loro, il tutto in una, cornice, in una cornice di festa molto divertente. Noi ci auguriamo che per questi bambini fra qualche anno l'ingresso all'università sarà anche per questo forse il meno, il meno difficile, il meno traumatico possibile. Ecco, naturalmente l'obiettivo è avvicinare questi due mondi, come diceva Andrea, e anche un po' reclutarli presto, no? Sì, possiamo dire anche una forma indiretta di, di, di comunicazione e di pubblicità. Ecco, ehm, insomma, qualche mese fa ci siamo trovati ad avere a che fare con questa notizia non bella per il mondo universitario italiano che eh, le iscrizioni negli ultimi anni nelle, nelle università sono di fatto o diminuite o rimaste negativamente stazionarie, insomma, dipende sì. da come si fanno i conti, ma insomma sicuramente non sono aumentate. Non in proporzione alla popolazione, ecco. Eh, per quanto riguarda lo specifico di Ferrara, come vanno le cose? Dunque, per quanto riguarda lo specifico di Ferrara, abbiamo avuto anche noi una leggera flessione negli ultimi, negli ultimi due anni. Una flessione non importante, ma una flessione che naturalmente ci ha fatto riflettere, ci fa riflettere. Eh, I motivi possono essere diversi e sicuramente c'è alla base anche un motivo di tipo economico. Probabilmente molte famiglie... Eh, molti ragazzi che un tempo si iscrivevano all'università non pienamente convinti della scelta e l'università fungeva un po' da, da anticamera per qualcos'altro ci pensano un po' di più e eh, non si iscrivono, iscrivono all'università. Un altro aspetto che, su, cui, su cui riflettiamo è, eh, sono i numeri chiusi. Noi vediamo che, eh, per esempio, la, facoltà, la ex facoltà di medicina, comunque i corsi di studio afferenti alla facoltà di medicina, richiamano moltissimi, moltissimi studenti che tentano i test, eh, test di ingresso. Ecco, ehm, pochi o relativamente pochi sono i posti a disposizione, vediamo che tra coloro che non superano i test eh, di ingresso a medicina, mh, diversi non si iscrivono poi all'università. Quindi questo probabilmente è una, un settore su cui, su cui, potremo, su cui potremo lavorare. D'altra parte i numeri ci dicono che in Italia eh, ancora i laureati sono pochi rispetto eh, agli altri paesi del mondo e gli stessi numeri, le stesse statistiche ci dicono che eh, fare l'università è, è conveniente per una serie di considerazioni personali, culturali e formative ma anche eh, ai fini degli sbocchi occupazionali. Allora, questo, su questa questione degli sbocchi occupazionali torniamo. Io vorrei farvi una domanda che è introdotta proprio da questo tema. Mm, non è che ci può essere anche, come dire, il, il tema di una, mm, come dire, della sensazione che in un paese come il nostro, insomma... Uh, avere delle professionalità da spendere, avere delle conoscenze, eccetera, a volte può risultare ininfluente, lo dico così in modo un po' rozzo, ma è un tema di cui eh, discutiamo ormai quasi quotidianamente in un paese in cui, smarrito un pochino, in cui si è smarrita un pochino la gerarchia del merito, si rischia poi di non avere più tanta voglia di investire appunto nelle competenze, nelle capacità. Tu cosa ne pensi, Maria? Lei cosa ne pensa, Mariangela? Visto che lei invece ha fatto esattamente il ragionamento opposto. Ho fatto il ragionamento opposto, però mi sono scontrata un po' con questo tipo di atteggiamento che c'è nel nostro paese. In che senso? Eh, nel senso che avere delle competenze non sempre apre le porte nel mondo del lavoro italiano. Ti fa Al... qualche esempio? Ti fa io, un esempio. Sì, beh, essendomi io occupata di ricerca e sviluppo, sono pochissime le aziende italiane che investono realmente in ricerca e sviluppo. Questo è uno dei problemi. Quindi è una struttura economica, diciamo una struttura economica industriale che dà poco spazio alle competenze di una certa profondità, questo le ci sì, vuol dire, no? Sì, sì, esattamente. Voi che cosa ne pensate, Dennis? Io penso che delle competenze spesso si lascia correre sulle invece eh, conoscenze, spesso in Italia si prendono posti per conoscenze a volte, la competenza passa in secondo piano spesso e volentieri e diciamo però questa è una situazione secondo te generalizzata oppure è qualcosa che appartiene insomma più a, al nostro immaginario? Tu ne hai avuto esperienza personalmente? È abbastanza generalizzata, io per fortuna ho trovato lavoro per le mie competenze, ne sono molto, molto orgoglioso e soddisfatto di aver trovato lavoro per le mie competenze, ho in informatica ho trovato Lavoro uh, nell'ambito informatico, però quello che si vede nel mondo del lavoro e non solo, spesso e volentieri prende, eh, prende in causa piuttosto le, le, le conoscenze più che le competenze. Questo un po' si vede in Italia. Francesca? Beh, io vengo da mesi di orientamento, perché la scuola superiore, specialmente in quarta negli ultimi anni, che sono poi le mie classi, lavora moltissimo sull'orientamento, no? cercando di offrire, aprire tutte le strade possibili. Allora qua ehm, entra sempre in gioco questo problema, no? perché il solito discorso, bisogna coordinare le famiglie, gli insegnanti, e i giovani. Allora gli insegnanti forse sono quelli che forse dico, mh, raccolgono sul piano de proprio delle passioni e degli interessi quello che effettivamente può piacere o interessare a ciascuno di loro. Allora oggi diventa un po' più facile convincerli che se, eh, è ovvio che sto eh, diciamo parlando di quello che riguarda più esattamente me, che se amano la filosofia, in questo momento in cui comunque non c'è lavoro per nessuno, possono anche studiare la filosofia. No? Prendiamo il lato positivo della crisi. Se amano eh, la medicina e il percorso è lunghissimo e vogliono poi fare la specializzazione in psichiatria, possono dedicare altri dieci anni allo studio per inseguire le loro passioni, perché è il momento in cui ci si può concedere, tra virgolette, il lusso di inseguire quello che si ama e non pensare immediatamente al lavoro, tanto credo che pensare immediatamente al lavoro possa fare solo male, visto che… Ci fermiamo per un istante, un attimo per riflettere su queste ultime considerazioni e poi torniamo insieme per l'ultimo blocco della trasmissione. Eccoci di nuovo insieme, ultima parte di uh, Guglielmo Ci siamo, uh, come dire, prima della pubblicità eravamo arrivati a un, a un punto, la domanda se… Eh, oggi questa sensazione insomma che i temi del, del merito, della valutazione del merito, della, della gerarchia delle competenze, insomma in qualche modo appaiono così appannati nel nostro paese se questo non possa essere un deterrente diciamo nel. Per quanto riguarda investire nelle proprie competenze, nel proprio futuro, nell'arricchimento delle proprie uh, conoscenze. E Mariangela Butturi per esempio ci diceva uh, abbiamo anche una struttura economica, insomma in qualche modo che rende più difficile tutto questo perché è una struttura economica e industriale che investe poco, per esempio, in ricerca e sviluppo e quindi uh, forzatamente come dire, induce anche, assorbe con difficoltà chi ha competenze piuttosto allargate, piuttosto eh, importanti. Dal punto di vista invece delle statistiche universitarie, che cosa si può dire Andrea? Sì, innanzitutto mi, collega, ricollegandomi a quello che dicevamo prima, la prima struttura che crede meno in ricerca e sviluppo, non dimentichiamolo, è lo Stato. Certo. Non c'è governo degli ultimi, degli ultimi anni, degli ultimi forse vent'anni, che abbia creduto in ricerca e sviluppo. Eh, gli investimenti in ricerca e sviluppo in università rispetto al, al PIL eh, del paese in Italia sono bassissimi, ci pongono a livelli, proprio siamo il fanalino di coda a livello europeo, quindi non dimentichiamo questo. D'altra parte io invece credo fermamente che il merito paghi, il merito paghi sempre e, e alla fine, certo il merito da solo non basta, occorre anche avere forza, non demoralizzarsi di fronte. Alle inevitabili, alle inevitabili delusioni, occorre, occorre avere anche mh, in certi momenti della, della grinta per, per, non per non lasciarsi andare. Le statistiche cosa ci dicono? È uscito da poco, da qualche settimana, l'ultimo rapporto al malaria, che è questa grande banca dati che raccoglie che i raccoglie dati di molte università italiane. E, e analizza la situazione occupazionale eh, delle singole università, disaggregando i dati anche per singoli corsi di studio, a un anno, tre anni e a cinque anni dalla laurea. Le statistiche ci dicono che oggi i laureati trovano più facilmente un'occupazione eh, rispetto a coloro che non sono laureati. Eh, questo, lo dicono, questo lo dicono i numeri. Un altro, un altro così, mito da sfatare è quello mh, che è vero molto parzialmente, che eh, ci siano alcuni corsi di studio che danno immediate possibilità di lavoro e altri che non ne danno, eh, che non ne danno proprio. Questo non è del tutto vero, continua a essere vero che eh, le aziende ci chiedono ancora prima che si laureano i nostri studenti in ingegneria, per esempio. Ma noi vediamo che molti laureati in discipline umanistiche, laureati in filosofia, laureati in lettere, trovano occupazione e, e sono anche richiesti da aziende, per esempio, molti laureati in lettere vanno a svolgere la propria attività negli uffici del personale, perché hanno comunque una formazione, una forma mentis, una un'apertura che è richiesta in eh, questo tipo di attività dove eh, occorre un rapporto, una, una buona predisposizione ai caratteri, alla, ai rapporti personali e quant'altro. Eh, diciamo che fare l'università, non lo dico per uno spot eh, a favore del, della mia università, ma fare l'università un conviene eh, anche ai fini lavorativi. Cosa ne pensate di questa ultima considerazione? Francesca, poi Dennis e poi Mariangela. Eh, sono assolutamente d'accordo perché, eh, ripeto, eh, mh, sul, soprattutto sul discorso mh, che non ci sono alcune facoltà che garantiscono il lavoro e altre no. Insomma, ripeto che anche chi dovesse scegliere eh, facoltà di tipo umanistico... Eh, che solitamente trovano l'ostilità delle famiglie. Questo lo, lo dico con tranquillità, le famiglie quando un insegnante consiglia di mandare il figlio eh, alla facoltà di lettere, di lingue, di filosofia, ti fulmina. Adesso ti fulminano meno, ma insomma non sono contentissimi. Però ce la facciamo lo stesso perché alla fine poi eh, i genitori si convincono che questi ragazzi possono fare. I ragazzi chiedono sempre: ma se io faccio filosofia, cosa faccio? Poi c'è anche la consulenza filosofica, cioè si stanno aprendo tante nuove strade. Appunto, nelle aziende sono molto richiesti i laureati in, in lettere, ma anche in filosofia perché sono predisposti ai rapporti umani, sanno capire le dinamiche dello stare insieme meglio di, di altri, insomma. Quindi credo che se poi uno fa veramente quello che gli piace. Piace, fa sempre la scelta giusta e che comunque eh, sia il momento in cui bisogna concedersi il lusso di andare avanti negli studi, assolutamente. È un lusso che lei si è concesso, no Mariangela? Sì, sì, Decisamente. No. Esatto, io ho seguito la mia passione finito il liceo perché mm. mi sono laureata in fisica, quindi comunque è una facoltà che non, non offre grandi prospettive al di fuori dell'università di solito certo. e adesso mi sono riscritta all'università. Quindi diciamo ci ha creduto fino in fondo. Tu invece, Denis, che cosa ne pensi? Poi, Ma, sì, andiamo. io ho trovato lavoro, effettivamente, in maggior parte proprio perché mi sono laureato in informatica. Avevo iniziato anche un corso, avevo iniziato anche la specialistica. Poi, non vedendo più una fine, ho cercato lavoro e, effettivamente, non ci ho messo molto a trovare lavoro. E, e di conseguenza, sì, sicuramente un'istruzione un universitaria ti porta ad avere un'apertura mentale anche proprio che eh, un, una, una scuola superiore non ti dà. Perciò sì, se devo consigliare a qualcuno direi almeno di provare a iniziare, diciamo. poi se proprio uno non ce la fa è un altro discorso, trova un altro lavoro mentre sta studiando. Vorrei mostrarvi un altro filmato che avevamo numerato numero 6 ma lo anticipiamo adesso eh, su, ancora su Uni Junior per vedere un po' poi nel concreto questi bambini insomma che, di, cui ne abbia, di cui abbiamo parlato insomma che vengono portati in università, ne vediamo alcuni e vediamo se sono contenti davvero insomma di stare in un'aula universitaria. È andata bene questa? Sì. sì. Hai imparato tante cose? Sì. Che cosa ti è piaciuto di più? Mi è piaciuta la prima, temperatura e calore Però La classe fai? La prima media Tommaso Quanti anni hai? 8 e mezzo Abiti a ferrara? Sì Quindi fai la terza elementare? Sì Allora, ti è piaciuto? Sì, molto Ascolta, che cos'è che ti è piaciuto di più delle lezioni? Eh, la storia dei jeans La storia dei jeans? L'ultima, sì Aspetta, quest'altro anno se avrai la possibilità chiederai di rifarlo? Sì ma Sicuramente, sì. Ti sei divertita? Tantissimo. Ma solo oggi pomeriggio perché ci sono fans? No, tut, tutte le volte che sono venuta. Ascolta, quand, che cosa ti è piaciuto di più? Mi è piaciuto questa festa finale, tanto. È un argomento, qualcosa che ti è rimasto impresso? Eh, L'ultima lezione, cittadini, eh, dei cittadini europei. Io sono Rachele e ho dieci anni e la che mi so, le lezioni che mi sono piaciute di più sono, quelle, sono state quelle sulla matematica e quella dove hanno spiegato che cos'è la storia. Uni Junior ha un senso che vogliamo raccontare, Maria Grazia. Certo, l'idea è nata in realtà quattro anni fa quando ci è arrivata questa sollecitazione da parte di un organismo europeo L'idea era quella di organizzare in ogni diciamo, Stato europeo delle associazioni che avessero lo scopo di calare all'interno dei ragazzi e dei bambini l'idea di un'università. Università non solo basata sullo studio, ma anche sul divertimento e quindi a me l'idea è piaciuta, ho anche combattuto un po' perché insomma, far entrare le nuove idee in un ateneo non è sempre così semplice, però avendo avuto il supporto di 350 famiglie il primo anno e poi quest'anno siamo arrivati a più di 450, alla fine i risultati si sono ottenuti e poi oggi si è visto anche il calore, quindi diciamo che siamo molto contenti di questa iniziativa. Va bene, insomma un successo tornerà anche il prossimo anno. Sicuramente sì. Mm. Sicuramente. Tutto 400 sic bambini se non sbaglio, no? Quest'anno 400 bambini, diciamo, facevamo dei doppi turni eh, proprio per, per poter permettere a tutti di partecipare, quindi tutti al sabato pomeriggio alle 3, alle 4 e mezzo, due lezioni ripetute. Per, eh, davamo anche una fascia di, di età consigliata, dividevamo 8-11 anni, 11-14 e sicuramente credo che verrà ripetuta il prossimo anno. e Poi l'ultimo filmato che vorrei mostrarvi è un altro breve filmato dedicato invece all'iniziativa che avrà luogo domani pomeriggio e sera, l'appetito viene ridendo, così uh, insomma ricordiamo anche questo evento importante che tra l'altro noi cureremo anche con collegamenti televisivi in diretta uh, attraverso TeleSte e Ferrara Live. Vediamo. <musi> Una giornata che unisce divertimento, animazione, spettacolo e gastronomia con la finalità di raccogliere fondi per le scuole di Bondeno, Vigarano Mainarde e Poggio Renatico gravemente danneggiate dal sisma dello scorso maggio. È quella che si terrà sabato 20 aprile al Palacarife di Ferrara con l'iniziativa L'appetito vien ridendo. L'evento organizzato dall'Associazione Emilia Livet al supporto di Veneto Banca. Noi siamo presenti a Ferrara da cinque anni e crediamo moltissimo in questo territorio perché è un territorio che ha delle grossissime potenzialità. Certo il momento non è favorevole per, nessuna, per nessun posto in Italia, in Europa, eccetera. Però noi crediamo comunque che i nostri imprenditori piccoli, che noi abbiamo imprese medio-piccole, debbano essere comunque supportati, accompagnati, perché hanno delle potenzialità e soprattutto tanta serietà e impegno nel fare, quello, nel fare il loro lavoro. Diversi gli artisti di fama nazionale che saliranno sul palco in serata: da Marco Della Noce a Giovanni Cacioppo, dai Mancio Stigma ad Andrea Poltronieri, con la presentazione di Sergio Sgrilli e l'animazione di Paolo Franceschini. Ma l'iniziativa avrà inizio già nel pomeriggio con diverse attività, tutte finalizzate a raccogliere fondi. I fondi saranno raccolti con tutto il ricavato della manifestazione. Tutto il ricavato della manifestazione sarà dato dai biglietti d'ingresso da tutto quello che ci sarà all'interno del Palacarife, quindi tutto il bar, la cucina, in più ci sarà un nostro banchetto dove facciamo diciamo, merchandising, quindi con magliette, felpe, con i grembiuli, ci saranno dei grembiuli da cucina visto che la parte gastronomica è molto importante e anche delle offerte libere in caso qualcuno voglia lasciare l'offerta libera. In più ci sarà per dei posti limitati alla sera, prenotabili, una cena. Una cena che si potrà fare all'interno del parterre dove chi partecipa potrà sedersi tranquillamente a tavola, cenare e seguire lo spettacolo da una posizione preferenziale seduto comodamente a tavola. Le iniziative pomeridiane dell'Appetito Vien Ridendo saranno seguite in diretta da Telestense e da Teleferrara Live con collegamenti a partire dalle ore 16. Ecco, questo è l'evento che ha luogo domani, apertura dei cancelli al Palasport a partire dalle 15. Eh, e poi nel pomeriggio l'animazione, fanscience, eh, i cuochi dell'Emilia Romagna, ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, il trucco per i bambini, insomma tutta una serie di iniziative di animazione e poi naturalmente i vigili del fuoco che allestiranno questo percorso Pompieropoli naturalmente compatibilmente con, il, uh, con il tempo perché insomma eh, il percorso Andrebbe allestito all'aperto e, e quindi staremo a vedere. Insomma, avete due possibilità: fondamentalmente, una è venire al palasport e l'altra è sintonizzarvi su Teleferrara Live e Telestense nell'arco del pomeriggio a partire dalle 16, dove in diretta vi racconteremo tutto quello che avverrà. Nicola Franceschini, io in compagnia con i ragazzi di Emilia Livet e, e tutto quello che eh, ci sarà. Come stanno, come vanno? Qual è il clima, diciamo, tra nella tua zona, quella di Sant'Agostino? Insomma, qualche molti mesi dopo il terremoto tra i giovani e tra i meno giovani Denizio. beh in, il clima è quello la sensazione soprattutto è quella un po' di non sentire un grosso supporto da parte dello Stato Soprattutto. Te lo chiedo perché la, la scorsa settimana abbiamo avuto, fatto una puntata dedicata interamente al tema terremoto c'era testimone la titolare Balboni della vetreria Balboni sì. di Sant'Agostino ah, sì, sì. che probabilmente conoscerai conoscerete insomma e che appunto ci diceva appunto questa stessa cosa. Insomma. Sì, c'è un, una sensazione un po' appunto di abbandono da parte dello Stato mh, per quanto riguarda sia eh, i contributi a livello privato sia quello pubblico, perché comunque a San Carlo sono state costruite le scuole elementari grazie a un'associazione che ha dato, eppure le medie a Sant'Agostino non sono state create dallo Stato. Ma sempre da un'altra associazione. Di conseguenza eh, uno si chiede, si chiede se non ci fossero delle associazioni, anche come la nostra, che fanno piccole cose o grandi cose, dipende naturalmente da, dalle possibilità che uno ha. Lo Stato cosa avrebbe fatto o con che tempistica? Soprattutto se vediamo l'Aquila, ad esempio, avremo anche domani sera sì. una testimonianza diretta dall'Aquila. Eh, sono stati abbandonati e forse non, si è mosso, non ci siamo mossi come ci siamo mossi qua e di conseguenza non, non c'è stata la stessa ricostruzione, però sempre per vie private. Questo ci, ci porterebbe a riflettere sul tema del ruolo che insomma, il volontariato molto spesso ha nel colmare le, le, le lacune, diciamo, che lo Stato molto spesso insomma, lascia dietro di sé, così Andrea? Sì, sicuramente la, il volontariato è una delle, delle cose più belle che una persona possa fare eh, sia per sé che per gli altri, direi. Credo che quando uno fa volontariato, poi alla sera sia, sia più sereno, stanco ma sereno. No, ma è bene, sì, sì. Francesca, cosa ne pensi di questo? Io penso che sia sì, una cosa molto giusta, però credo che abbia bisogno di sostegno anche il volontariato, no? Perché. Mi vengono in mente alcune esperienze che ho vissuto anche direttamente, se non hai qualcuno che ti sostiene fai un po' fatica a muoverti sì. perché le idee, la volontà, il desiderio di fare per gli altri eh, ce l'hanno in tanti però poi forse trovano un po' troppe porte chiuse no? quando c'è da... scusa se sollevo no, questo no, problema no, perché delissima. credo che sia comunque anche proprio una questione di essere sostenuti, parlo dal punto di vista economico purtroppo, perché se vuoi muoverti in un certo modo, organizzare anche eventi come quello che voi farete domani, è un costo e allora devi essere coperto no, certo. su questo, perché uno mette il tempo, la passione, la voglia, il desiderio di cambiare le cose, anticipi... ma se non abbiamo un sostegno anche economico non, non riusciamo, non ce la facciamo. Facciamo. Trovo che il volontariato sia uno degli aspetti eh, di questa nuova voglia di partecipazione che, mm. che sto vedendo in giro. Devo dire che io ammiro molto chi, chi si impegna in prima persona. Va bene, quindi allora domani appunto questo appuntamento organizzato da Emilia Livet nel pomeriggio al Pala Sport con le animazioni di cui abbiamo ampiamente parlato, ma anche appuntamento televisivo, se permettete lo ricordo, insomma, su Teleferrara Live 188 del Digitale Terrestre e eh, su Telestense dalle 4 alle... 7 uh, e poi alle 21 invece al Palasport uh, lo spettacolo con uh, i comici che abbiamo ricordato, con uh, Sgrilli conduttore e poi Cacioppo so. e poi Dalla Noce e poi Manchester Stigma esatto. e poi il oh. celeberrimo poltroniere insomma certo. ferrarese uh, Doc. Quindi Tutte cose da uh, vivere, anche perché hanno degli obiettivi di beneficenza, come abbiamo ricordato nelle modalità che abbiamo detto. Sarà possibile insomma, raccogliere fondi per uh, la ricostruzione delle scuole uh, lesionate uh, nell'Alto Ferrarese. E poi la prossima settimana, vi ricordo, alle 23.30, la lettura di Aldro da parte di Francesca Boari e di uh, Sergio Fortini. Uh, sarà anche questa un'occasione emozionante insomma, che Telestense vi vuole proporre a partire dal prossimo lunedì. Così concludiamo questo nostro appuntamento con Guglielmo Tell, ringraziando naturalmente come sempre i nostri ospiti, Francesca Boari, Denis Bonamici, Mariangela Butturi e Andrea uh, Maggi e naturalmente ringraziando voi che ci avete seguito. Buona serata, la prossima puntata sarà dedicata ancora una volta al tema del terremoto 11 mesi dopo.